Immaginiamo un oggetto che sta su un tavolino, un oggetto che ha la massa approssimativamente di un chilo e quindi il suo peso è di 10 newton. Sappiamo che il tavolino lo sorregge, fa una forza vincolare uguale opposta di 10 newton e l'oggetto rimane fermo. Ci chiediamo, queste due forze uguali opposte, forza peso e forza vincolare, sono o non sono le forze di azione e reazione del terzo principio di Newton? Beh, è ovvio di sì, no? Pare ovvio che siano le forze di azione e reazione, cioè una coppia di forze del terzo principio. In realtà vediamo adesso che non è per niente vero. Infatti non possono essere le forze di azione e reazione perché sappiamo che le forze di azione e reazione sono applicate sempre a due corpi diversi. Se A fa una forza su B, questa, B fa una forza su A che però è applicata ad A. Quindi le due forze della coppia azione-reazione non possono essere applicate allo stesso oggetto. Ma allora qual è la seconda forza associata alla forza vincolare e qual è l'altra forza della coppia associata alla forza peso? Cioè, cerchiamo di capire quali sono le coppie di azione-reazione. Se non sono queste due, quali altre forze sono in gioco? E vedremo che esistono due coppie di forze di azione e reazione. Una prima coppia è di natura gravitazionale, la seconda coppia è di natura forza di contatto. Cominciamo con la prima coppia, la forza gravitazionale. Infatti questi 10 newton, la forza peso, è la forza che esercita la Terra, questa è la Terra, esercita la Terra sul blocco, è la forza di gravità. Quindi la Terra intera, vista come un punto materiale con tutta la massa concentrata al centro, esercita sul mattone, sul blocco, una forza gravitazionale da 10 newton. Il blocco risponde attirando la Terra con una forza gravitazionale uguale contraria da 10 newton. Questa è la prima coppia di forze, è una coppia gravitazionale. E i due corpi, i due oggetti che si scambiano questa coppia di forze sono il blocco e la Terra, che io ho chiamato A, il blocco, e B, la Terra, AB. Vediamo l'altra coppia di forze. Chi è che esercita la forza vincolare? Il tavolo, che non vuole farsi sfondare. Quindi questa forza riguarda non il blocco e la Terra, ma il blocco e il tavolo. Quindi introduciamo questo terzo oggetto, il tavolo, C, e questa forza vincolare da 10 newton è quella che il tavolino fa sul blocco, come risposta al fatto che il blocco esercita una forza sul tavolino per cercare di sfondarlo. Quindi ecco l'altra coppia di forze, le forze di contatto, perché queste si sviluppano attraverso il contatto diretto dei due corpi, cioè blocco e tavolo. Il blocco preme sul tavolo e lo spinge in basso, il tavolo come risposta preme sul blocco e lo spinge in alto. E questa quindi è la seconda coppia di forze tra blocco e tavolo AC. Quindi vediamo che in questo apparentemente semplice esempio, dove sembra che ci siano soltanto due forze, in realtà ci sono quattro forze divise, raccolte a coppie di due, quindi una prima coppia gravitazionale e una seconda coppia di contatto. E queste due forze, forza peso e forza vincolare, non sono una coppia di forze di azione e reazione, quindi non è il terzo principio di Newton.